Con questi consigli comunali aperti dedicati all'Europa, noi vogliamo provare a spiegare l'Europa ai cittadini, a far conoscere le tante iniziative che l'Unione Europea sta compiendo anche sui territori e a spiegare le ambizioni della prossima Commissione Europea che si sta per insediare per il periodo 2019-2024. C'è soprattutto un'Europa degli investimenti, un'Europa dello sviluppo locale e regionale che vorremmo spiegare. Esistono tanti strumenti già disponibili, esistono tante realizzazioni già compiute anche a Mantova, dove siamo oggi, ma in generale in tutto il territorio italiano. Negli ultimi 5 anni sono arrivati 45 miliardi di euro di fondi strutturali dall'Europa, con cui sono stati compiuti una serie di interventi di infrastrutture, di investimenti per le imprese, di formazione professionale, di inclusione sociale, di protezione dell'ambiente. E su tutto questo noi vogliamo mettere l'accento per far capire e far conoscere anche i benefici dell'Europa, di cui si parla troppo poco, si parla più dei costi o dei problemi irrisolti, e noi vogliamo invece far conoscere i benefici, che sono tanti e che secondo molti sondaggi gli italiani vedono meno di tanti altri paesi. Quindi questo è il senso dell'iniziativa. Per il 2021-2027 si sta negoziando in questi mesi il futuro bilancio europeo, che è una grande battaglia perché si tratta di scegliere dove mettere le priorità, da dove prendere le risorse e quante risorse devono essere impiegate. Un negoziato in corso fra i 27 paesi europei e le istituzioni europee che si sta per concludere e che pone il clima, l'intelligenza artificiale, la rivoluzione digitale, il lavoro e la crescita economica al centro delle azioni europee.